Sei, mister, oggi una Nocerina che ha giocato, non solo oggi ovviamente, partita compatta anche oggi, Nocerina che ha saputo sfruttare bene la superiorità numerica, risultato che ha rispecchiato quello che si è visto in campo alla fine. Sì, ragazzi, hanno risposto bene, partita importante, giocavamo con un avversario importante che c'ha una grande densità organizzata, allenata bene e che comunque nelle ultime 10 partite ha fatto 10 risultati utili, è una sconfitta soltanto. È chiaro che bisognava, come dire, stare bene in campo, lavorare bene, soprattutto far sì di limitare la loro forza, che comunque l'organizzazione e l'intensità alta. L'abbiamo fatto bene, abbiamo gestito bene la palla. Ci veniva a pigliare alti, quando ci veniva a pigliare alti cercavamo di sfruttare o l'uomo tra le linee o la profondità dei nostri attaccanti. L'abbiamo fatto bene il primo tempo, è chiaro che loro stavano leggermente meglio di noi fisicamente, avevano più intensità, però noi magari gestivamo la palla bene e quello ha fatto sì che comunque poi l'abbiamo sbloccata e l'abbiamo gestita benissimo. Poi il secondo tempo chiaramente abbiamo trovato subito il 2-0, loro in 10 uomini e chiaramente là non c'è stata più partita, l'abbiamo gestita bene ed è finita. Poi abbiamo fatto anche 3-0, ma comunque l'avversario in 10, stanco, aveva corso, ormai diciamo che era la partita si è iniziata nel messo giusto quello che noi realmente volevamo. Ecco, la Nocerina è stata anche brava, come stavi dicendo lei prima, a mantenere il passo di Lanusei che magari ha giocato, non aveva giocato giovedì come noi, e anche Mister Cavallaro ha avuto la bravura di saper mettere i giusti interpreti per dosare le forze. Sì, è chiaro che l'avversario era più fresco, era più riposato. Avevamo in mente che comunque gli ultimi 10-15 minuti potevamo calare, infatti avevo detto ragazzi di spingere al massimo all'inizio fino a che potevamo fare. L'abbiamo fatto bene, abbiamo trovato la via del gol, penso che abbiamo dominato la partita per tutti i 90 minuti. Grossa gestione, grossa compattezza, la squadra giocava la palla sempre. È chiaro che quando la giochi c'è il rischio di poterla perdere, ma la riconquistavamo subito e quindi oggi la squadra era viva, aveva recuperato bene da giovedì e penso che l'abbiamo interpretata bene e l'abbiamo limitata in tutto a loro e abbiamo subito forse un tiro in porta gli ultimi 10 minuti. Credo che sia stata una grande Nocerina che comunque non soffre mai l'avversario, se quando perdiamo qualche punto è perché magari ci va sorto qualcosa. Ecco, mister, chiedo solo una domanda allo studio e poi siamo in chiusura. Ragazzi, avete qualche domanda dallo studio? Sì, io ne avevo due più che altro. La prima è. Ok, Però Peppe, per questione di tempo una sola, perché sennò sforiamo. allora, la prima, cioè, la domanda era su El Bakdawi. Ok. Oggi la doppietta e, cioè, se si aspettava questo già inizio così buono, perché comunque era un calcio completamente diverso Perfetto, rispetto a perfetto. Allora, dove. Che va giocava. bene, va bene. Allora, ci chiedevano dallo studio che impressione ha fatto il Battaui, che oggi sembra si essersi subito adattato a un contesto calcistico che magari è nuovo per lui, perché viene comunque da un tipo di campionato diverso. A me mi aveva impressionato già nell'allenamento da quando è arrivato. Non vedevamo l'ora che veniva tesserato per vederlo all'opera, perché l'allenamento è una cosa, la partita è un'altra cosa, lo sappiamo tutti. Però l'ho messo subito in campo perché avevo una sensazione importante, sapevo che poteva darci una grande mano, l'ha fatto, ha subito metabolizzato tutti i concetti della squadra, sia in possesso che non possesso, si è sacrificato tantissimo anche senza palla, rincorreva tutti, è in possesso ci ha dato una grande qualità, ci faceva uscire sempre, ci dava profondità, e quindi poi quando vedi un giocatore del genere che fa le categorie importanti ci sta un perché, e quindi siamo contenti di averlo, ma soprattutto siamo contenti che la squadra come dire, l'ha fatto sentire subito a casa. E lui di questo ne è consapevole, e i ragazzi l'hanno supportato, hanno fatto sì che lui poteva rendere al massimo per come ha fatto. Questa è una squadra che accoglie tutti quanti alla grande, perché è un gruppo sano, un gruppo per bene. Infatti, anche se ci prolunghiamo, ci tenevo a dirvi due cosine. Questa è una squadra che ha un percorso di crescita, è una squadra allestita tutta dall'inizio dell'anno. A parte due o tre riconfermate dei ragazzi, quindi ci vuole tempo per essere una squadra ai livelli magari del Latina del Monterosi. Magari abbiamo sicuramente di livello, siamo come loro, ma è chiaro che cambia la mentalità, l'approccio alla partita, il modo di vivere un campionato. Loro hanno programmato 2 o 3 anni, quindi stanno là perché lo meritano. Noi siamo in continua crescita, ci vuole tempo. E mi dispiace che ogni passo che facciamo, ogni tanto veniamo attaccati da 10-15 personaggi che. Cioè, non, penso che questa squadra non merita questi attacchi. Questa squadra, secondo me, merita degli elogi per quello che sta dimostrando, ma soprattutto perché è un gruppo nuovo e ha bisogno di crescita, ha bisogno di tempo. Non abbiamo fatto promessa a nessuno che vinciamo il campionato.
abbiamo fatto delle promesse dove che facciamo un campionato importante e penso che lo stiamo mantenendo. Bene, ringrazio mister.